che certi professori di sinistra dovrebbero sciacquarsi la bocca perché è un insulto a chi veramente ha vissuto quella tragedia. Noi stiamo facendo rispettare le regole, le leggi e applicando il buon senso. Equiparare un'immigrazione sotto controllo alla bestialità del nazismo è una cosa da fuori di testa. E sono in ottimi rapporti con i rappresentanti delle comunità ebraiche in tutta Italia, in particolare a Milano. Perché mi vergognerei se io fossi a ricordare lo sterminio degli ebrei e contemporaneamente sostenessi l'estremismo islamico, l'immigrazione islamica, alcuni regimi islamici. Però ripeto, sono stato in Israele e quando il presidente Netanyahu ha detto Salvini è un grande amico di Israele, mi vale 10 volte di più rispetto alle chiacchiere di qualche consigliere di sinistra. Però nel giorno della memoria quest'anno sono fatti molti paragoni sulla tragedia degli ebrei e quello che sta succedendo adesso con i migranti. Lei crede di avere qualche colpa da questo punto? Sono irrispettosi nei confronti degli ebrei e degli italiani perseguitati dal fascismo e dal nazismo. Cioè non c'è nessuna analogia secondo lei? Penso proprio di no.